Sono due le inchieste aperte, una dalla magistratura e l'altra dalla polizia ferroviaria, che faranno piena luce su quanto avvenuto oggi pomeriggio a passaggio a livello di contrada Carlino a Canicattì. Nello scontro che ha coinvolto un treno locale e un pullman turistico, due persone sono rimaste ferite. Il bilancio dell'incidente poteva essere più grave. Il pullman della ditta Riggio Tour di San Cataldo aveva da poco lasciato gli alunni di una scuola materna di ritorno da una gita scolastica. I feriti sono il macchinista Giovanni Pontelli, 52 anni, di Campobello di Licata, e il capotreno Mario Salvaggio, di 59 anni, originario di Realmonte. Quest'ultimo è stato ricoverato nell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì con numerose fratture. La prognosi è riservata e le condizioni dell'uomo destano qualche preoccupazione. Illeso l'autista del pullman, che ha raccontato ai soccorritori di non essere riuscito a fare marcia indietro prima dell'impatto con il locomotore. Sul luogo hanno lavorato per diverse ore i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dagli investigatori, al momento dell'incidente la sbarra del passaggio a livello era sollevata. Il treno coinvolto nell'incidente, carico di pendolari proveniente da Gela, era diretto alla stazione di Canicattì, da dove sarebbe ripartito per Caltanissetta.